credo che sia, come dire, un qualcosa dal quale non ci siamo mai affrancati definitivamente. Ecco, ma leggevo recentemente un libro che consiglio a tutti, guarda, ce l'ho qui perché lo faccio vedere, c'è ancora la matita in mezzo, è quello di Rovelli. Ecco, è un libro divulgativo, è uscito a settembre, e in cui lui spiega con estrema lucidità come poi l'idea che non esista un oggetto o un soggetto, ma che tutto sia nella relazione tra diversi oggetti, ecco, ti fa capire come poi queste cose loro è da un secolo che le dicono, perché la teoria dei quanti è dell'inizio del Novecento. Per loro è chiaro, ecco, noi guardiamo la fisica come la scienza esatta, come, come dire, la regina delle scienze, però di fatto, ecco, non siamo più, come dire, realisti della stessa fisica che è considerata essere la disciplina che, insomma, è in grado di sondare in modo più oggettivo la realtà. Io credo che ci sia quindi questa ingenuità che ci portiamo dentro, tale per cui abbiamo sempre, come dire, discusso di quale fosse un po' la realtà ultima sotto quello che noi diciamo. Ecco, l'idea che ancora ci sia una realtà ultima da scoprire. Ecco, questo è un concetto superato, la fisica l'ha completamente superato. Noi, quando parliamo di epistemologia, magari riusciamo a superarlo, poi quando andiamo nella concretezza della clinica, tendiamo poi a ritornare in questa ingenuità. Ecco, io credo che sia un passaggio che ancora non è stato compiuto. Poi, una cosa di cui spesso ci siamo trovati a parlare anche con molto piacere, spesso, in realtà meno spesso di quanto mi sia piaciuto, però le volte in cui abbiamo affrontato il discorso, è il concetto di strumento utilizzato, cioè di trattare i nostri discorsi come degli strumenti concettuali, le nostre teorie come degli strumenti concettuali, che quindi possono essere utilizzati, utilizzare anche una categoria diagnostica di tipo nosografico, un sistema diagnostico di tipo nosografico va bene se è funzionale a uno scopo, se ha dei risvolti pragmatici particolari, quindi non è che lo dobbiamo rifiutare a priori, ma lo dobbiamo utilizzare con scienza e coscienza. Che anche qui, no, c'era un articolo di Migone, Paolo Migone, che mi pare che si chiamasse Terapeuti Brevi o Terapeuti Bravi, qualcosa di simile, che era molto interessante, però io ci ritrovavo alcuni, non so se chiamarli errori, forse più presupposti epistemologici diversi, e questo sì, errore, il non aver compreso la differenza epistemologica, di visione epistemologica che hanno quel tipo di terapie brevi che lui criticava dalla sua posizione, la sua visione epistemologica, no? Era come criticare il basket utilizzando le regole del calcio come riferimento. E era il fatto che diceva tutti quanti, c'era tutto semplificato in una frase, diceva tutti quanti vogliamo essere i terapeuti brevi. Che è vero, e sono d'accordo, cioè, immagino che almeno eticamente dovrebbe essere così. La differenza è studiare quei processi, studiare quelle teorie, studiare quelle posizioni epistemologiche, studiare poi infine quelle pratiche che ti permettono di essere più breve. Una cosa che a me sempre lascia interdetto è il fatto che abbiamo ricerche che ci mostrano che puoi ottenere certi risultati in meno tempo, anziché abbracciarle, quello che facciamo è magari criticarle e dire sì, ma non è realmente così, ma non vai realmente. Utilizziamo altri concetti teorici, ma poi c'è lo spostamento del sintomo, poi c'è la non individuazione, che non fanno altro che verificare la nostra teoria, ma senza falsificare il risultato ottenuto dall'altra. Sì, io credo che questo dipenda dal fatto che storicamente, ecco, l'adesione a un modello o un altro è diventata un'adesione di tipo fideistico, e quindi questo poi risulta anche come dire, da tutte le ricerche sull'efficacia, il famoso effetto che scoprì Lubotskyj, che trovò Lubotskyj sull'effetto affiliazione, per cui insomma era possibile predire l'esito della ricerca.
in base alla congruenza tra il modello teorico di indagato della ricerca e il modello teorico indagato. Qui sicuramente questo ha condizionato pesantemente lo sviluppo della psicoterapia, questo approccio molto ideologico, quindi insomma è difficile discutere tra un modello e l'altro, perché poi ognuno, come dire, non è che semplicemente pensa delle cose, ma vi è identificato dal punto di vista della propria identità professionale, quindi le discussioni spesso sono delle contrapposizioni sterili. Io credo che se prendessimo i dati che ci dicono, i dati sull'efficacia, questo fantomatico uccello di dodo, che ci dicono che poi alla fine, sì, pur con tutti i dubbi distingo, però di fatto l'efficacia è comunque piuttosto simile di cose molto diverse, insomma ci dovrebbe, come dire, portare tutti a, come dire, fare un passo verso un'epistemologia più evoluta. Questo è un po' come dire, insomma, che il re è nudo, e quindi insomma se alla fine facciamo cose diverse ma sui grandi numeri l'efficacia è la stessa, ecco, dovremmo iniziare a pensare che poi di fatto insomma ciò che noi vediamo sono semplicemente delle costruzioni, e che, ecco, non è che dobbiamo cercare quella più vera o quella che ha maggior fondamento di altre. Però questo facciamo fatica a farlo, ecco, come disciplina ancora, ecco, c'è queste discussioni muro contro muro che poi di fatto non portano a nulla. Ma anche con Migoni, io ho avuto, ora confesso questa cosa che è privata, ma insomma ho avuto uno scambio di mail piuttosto acceso con Migoni, che quasi cominciando a ridere, perché a un certo punto lui mi disse no, guarda, basta, non ce la faccio più, guarda, prendiamoci una pausa, perché ci eravamo accapigliati sugli aspetti. Ecco, io trovo che lui, la critica che fa alla strategica è interessante, infatti gli scrissi anche per questo, però poi lui non riesce a guardare con lo stesso relativismo il suo punto di vista. E questo è un errore classico. Noi siamo relativisti quando guardiamo le teorie degli altri, ma quando guardiamo le nostre non lo siamo più. Questo me lo sottolineava recentemente Luciano Micacci, che secondo me è uno dei più grandi viventi, un grande storico della psicologia, veramente, insomma, Luciano Micacci, secondo me lui è veramente un grande, e mi diceva, ecco, qualche tempo fa, eravamo a pranzo, e lui scrisse questo libro che in Italia è stato il primo, secondo me non è più in ristampa, ma andrebbe ristampato, La psicologia moderna e postmoderna, e con la terza, e lui mi diceva, come me, mi sottolineava questo aspetto, come in realtà, sì, ecco, quando parliamo in teoria tutti seguono il postmodernismo, il relativismo, non esiste una realtà, il costruttivismo, ma quando devono leggere le proprie teorie le persone si chiudono, arrancano, e lui mi disse che trovò sempre grosse resistenze rispetto a questo, perché comunque vuoi o non vuoi, i principi aristotelici e platonici, tertium non datur, ci vuole non contraddizione, eccetera, si sposano molto bene col nostro modo di percepire la realtà. L'idea della realtà oggettiva funziona nella vita quotidiana. Forse poi diventa difficile questo, scorporare il Flavio uomo di strada dal Flavio psicologo. Senti, a questo proposito ho un sacco di domande in realtà, però iniziamo con una. Dove ci vedi, nel senso, tanto che parliamo, anche dentro la psicoterapia, che parliamo di questo tipo di posizioni, ma ce la facciamo, a tuo parere, a abbracciare con un po' più di completezza le visioni postmoderne, o siamo ancora in alto mare? Io penso che cinicamente devono morire un po' di generazioni di psicologi.